strani strumenti di alta tecnologia. Che cosa sono? A che ti servono? Questo è un laboratorio per le applicazioni 3D. Applicazione 3D significa che attraverso questo strumento, che è uno scanner, per esempio in questo caso, una di queste sculture di cui abbiamo parlato finora, realizzata in polistirolo, questa qui, e gesso, viene scansionata con questo strumento da tutti i lati, vedi, girando così, girando così, girando così. Dopodiché questo file 3D si porta a un laboratorio che ha macchinari per stampare 3D, per interpretare il file, e lo può realizzare in qualsiasi modo, con bronzo, con pietra, con tutte la materia, alluminio, il rame e così via dicendo. Quindi la stampa 3D è non solo quello stesso file, l'algoritmo di quel file consente di riprodurre quello stesso bozzetto più piccolo o più grande, anche decine e decine di volte più grande. Quindi questa strumentazione serve a modellare il 3D, terza dimensione. Ecco, per esempio qui vedo questo cubo. Che cos'è questo cubo? Questa è una stampante piccolina, sono piccola perché facciamo didattica qui. Che cos'è questo armadio che sembra un figurino? È una stampante 3D con la possibilità di stampare fino a 60 cm di larghezza e di altezza, e quindi stampa che cosa? Stampa, vedi questo filo di plastica, questo qui si riscalda, questo filo, dice un processo per scaldarla, ma si riscalda, vedi, per esempio, e comincia a seguire dei giri piano piano, vedi, lì c'è una scritta, secondo l'input, l'algoritmo che è nel file realizzato con quel strumento lì che è lo scanner. Il filo si scioglie e mentre si scioglie deposita questo materiale, la plastica, secondo le indicazioni del file, e si stampa qualsiasi cosa. Tu hai realizzato qualche scultura? Queste sono realizzate con questa strumentazione qui. Ecco, e che materiale è questo? Questo è materiale, una di resina e l'altra di plastica. Si può realizzare in tanti modi. Addirittura ci sono le stampanti che stampano il cemento. Si possono realizzare degli edifici con la stampa 3D. Degli edifici, case, palazzi. Oggi è possibile. E senza ti vedo perplesso, ma viva la tecnologia, non può far paura, è sempre la mente che sta dietro, che li utilizza né bene né male. E quest'altra scatola qui rossa è un'altra stampante piccolina di resina, ti faccio vedere qualcosa che si stampa con questa attrezzatura. Vieni, per esempio, eccole qua. Questi oggetti qui sono tutte prove fatte con quella stampante, vedi? Quelle invece in alto, sempre in stampa 3D, sono delle prove riuscite male di quelle famose sculture che abbiamo mandato sulla Via della Seta, ti ricordi? 3 anni fa, che poi le realizzeranno in modalità molto grande in questo posto stupendo che è Mogao. Mogao è un sito archeologico UNESCO, in un luogo, ci sono 32 chilometri di grotte in cui monaci buddisti e taoisti durante millenni hanno realizzato pitture, murali, documentando un po' la storia di questi secoli, quindi tutti quelli che passavano sulla Via della Seta. Ed è stato un posto, stiamo parlando di un altipiano a 1100 metri di altezza, dove ci sono queste grotte. E le sculture, queste sculture abbiamo fatto una sorta di
accordo tra Cina e Italia, vanno lì a, diciamo, a valorizzare questi tesori della pittura di Mogao. Non mi chiedi che cosa è questo. Questo è non so se sia un meteorito o qualche altra cosa, l'ho preso nella terra di mio padre, è pesantissima, se prova ad alzarla non ci riesci. Questa invece sente il rumore, è plastica, è una copia esatta di questa pietra, idem pure lì. Sono delle prove che facciamo per sperimentare, questa è natura, questa è artificiale. Questo per sperimentare come e quanto la tecnologia può essere utile a produrre nuova vita nella bellezza. E delle due quale preferisci? Ma mi sembra, cioè, sicuramente questa è, diciamo, fascino particolare, è natura, poi me la ricordo da quando ero piccolo, l'accarezzo pure. Qui è plastica, però anche questa, senti, la puoi toccare e determina, anche questo è un valore, perché è, come dire, è l'intelligenza umana che realizza questa cosa, quindi c'è un'importanza particolare e un fascino particolare. Sono due cose diverse, pur avendo le stesse forme, sono molto diverse per la materia e per come sono state realizzate. Però ognuna ha la sua particolarità, il suo fascino. Però a volte si dice nell'arte che la copia è migliore dell'originale. Beh, vabbè. Per me la perfezione è un'utopia, non esiste. Io sono per la ricerca continua della perfezione, ma ben sapendo che bisogna avere un grande rispetto, un grande amore per l'imperfezione. L'ho scritto anche in quel romanzo. Perché è l'imperfezione che ti dà la possibilità di ricercare continuamente, di rapportarti a tutto ciò che è intorno e migliorare, fare ricerca. Se il mondo fosse perfetto, se raggiungessimo la perfezione, sarebbe una monotonia totale. Non solo, la perfezione è prodromo della tirannia. Perché una volta che tu o io fossimo perfetti, ma che serve più? Cercare di migliorare, eccetera, eccetera. E poi non solo, dovremmo adeguarci, dovrebbero gli altri tutto adeguarsi a quella sorta di perfezione raggiunta. Quindi non c'è più possibilità di pensare, non c'è più possibilità di creare alternative. Allora, la perfezione è un'utopia, secondo me, anche limitativa delle potenzialità di ricerca che l'essere umano ha insito nel suo animo, nel suo intelletto.